Il bello e il cattivo tempo, siamo al Teatro Cometa e incontriamo uno o due maghi. Quanti maghi siete? Tre maghi, Tre tre maghi, maghi, tre tre maghi. maghi. Anche se in Due, realtà è più tre. maga lei di Beh, me, visto che siamo vicino a Natale, tre re maghi. eh? No, Esatto. non... Immagini, 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 immagini che fra l'altro è la produzione del Teatro della Cometa, immagini. scusa. Hai visto, quindi tutto Va bene, ritorna, ok, insomma. sì. Ok, Cinemagique, che cosa... Allora, cos'è? Cinemagique è uno spettacolo di cinema e magia, lo dice la parola stessa. Il cinema e la magia sono sempre andati di pari passo, no? Basti pensare che gli effetti speciali furono inventati all'inizio del Novecento da un prestigiatore, Georges Méliès, un illusionista, appunto, precursore della fantascienza, eccetera. E quindi da lì, lui era un illusionista e inventò proprio il montaggio, per cui grazie a lui utilizzò i suoi trucchi di magia, rivisti e corretti grazie alla pellicola, capito? Cioè lui praticamente riuscì a rendere magico il cinema, in questo modo creò gli effetti speciali e da lì è iniziato il vero e proprio cinema. E quindi voi che cosa avete Noi fatto? abbiamo creato uno spettacolo dove si racconta il cinema, un po' tutta la Attraverso la storia, magia. attraverso la magia. A modo nostro, ovviamente, noi siamo i Disguido, lei Isabella e io sono Guido, siamo un duo sui generi, un po' comico, siamo una coppia sul palco e nella vita, e lei me le fa di tutti i colori, Lui mi taglia a metà. non la ricompongo, ma Ma lei è sempre grazie a tutta. Dio comunque si autoricompone. Sì, lei è sempre tutta di un pezzo, come puoi vedere. E insomma, venite a vedere Cinemagique qui al Teatro della Cometa dal 4 al 9. Debuttiamo stasera, incrociamo le dita, merda, 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 come si suol dire. E mi raccomando, venite, venite tutti, sia i grandi che i bambini. È uno spettacolo che va bene per tutte le Quindi se io poi schiocco le dita così, età. Appare qualcosa o appare qualcosa, sparisco? lo sparisci Non so, forse. Può essere. posso anche Proviamo. sparire, non so. Una, due. Stop. 3. Siamo invisibili, ma ci siamo. Ci sono Cinemagique, Teatro Cometa. Ciao.